Bentornati amici di Obiettivo News con un'altra puntata del programma 2-4 ruote passioni motori. Continuiamo a parlare delle quattro ruote, in questo caso dei rally e appunto delle quattro ruote. Lo facciamo con Andrea Ricca, benvenuto, ed Enrico Sommariva, ciao, benvenuto anche a te. Ciao. Andrea, iniziamo a parlare un po' della tua carriera agonistica. Non arrivi prettamente subito dal mondo dei rally, hai iniziato con la pista. Nel 2015, anzi io i rally li guardavo proprio da lontano, nel senso andavo a vederli anche da piccolo e tutto, però ho sempre preferito andare in pista. Ho iniziato nel 2015, quindi non molto giovane, col trofeo organizzato dalla BRC con le Kia, e dopodiché ho fatto due gare lì, poi ho fatto due gare l'anno successivo con le Renault. Di una società slovena che correva in Italia con le Twingo, dopodiché alla fine sono passato sulla Clio, prima con quella vecchia e poi con quella nuova. L'ultimo anno l'ho fatto nel 2019, dove ho corso una tappa del Clio Cup ad Imola, e dopodiché c'è stata la pandemia e dopo ho iniziato nel 2021 con la Gliese, con i rally. Come mai questo passaggio dalla pista alla strada, diciamo? Sì, innanzitutto devo dire che lo sport è simile ma non è uguale. Giri sempre il volante, schiacci sempre i pedali, ma è diversissimo. Innanzitutto c'è una persona a mio fianco, mentre in pista si è soli, sempre soli, si passa tanto tempo da soli, qui al contrario si passa tanto tempo con un'altra Insieme. persona. Quindi questa è la prima casistica. Dopodiché c'è proprio anche una guida diversa, perché in pista si guida sempre sul pulito, la strada è molto larga, ci sono le vie di fuga. E quindi il rally è tutt'altra cosa, perché le strade sono molto più strette, sovente sono sporche, Non sai cosa trovi, e quindi è diverso. Bisogna avere tanta esperienza, io non ce l'ho, e quindi un po' per volta cerco di farla, anche appoggiandomi ad Elisa, che ne ha un pochettino più di me. Quindi hai iniziato nel 2009. Nel 2009, esatto, sì, corretto. Hai iniziato Ho correndo iniziato direttamente con i rally, non sono passata, non ho fatto lo da start in pista. pista, no? Sono iniziata direttamente con i rally, sempre solo come navigatrice. Quindi il mio sedile destro l'ho mai Quindi hai assodato, affezionato. un'esperienza abbastanza lunga come Sì, navigatrice. diciamo che un'esperienza lunga si incomincia ad avere dalle 60-70 gare. Io ne ho poco meno di 30, quindi insomma il mio Piano piano. percorso è ancora, spero, sia ancora lungo. Nonostante questo, comunque hai partecipato quest'anno ad una tappa del mondiale, del Sì, Monte Carlo, con ho chi? partecipato al Rally del Monte Carlo, valido per il campionato mondiale, con il mio compagno, nonché titolare appunto della Gliese, come diceva prima Andrea. Compagno di vita, compagno anche in questa avventura mondiale, sì. Nello scorso anno hai partecipato anche al Rally Internazionale Ho Storico. fatto un rally internazionale storico del Costa Smeralda, che era valido appunto come per la validità europea. Ho partecipato con mio zio, lui ha una sua macchina, una vettura storica, e è stata una bellissima Quindi esperienza una anche passione di quella. famiglia. Una passione di famiglia, sì, si può dire così. E insieme avete iniziato a correre nel 2021, corretto? Nel 2022 insieme. Lo scorso anno Sì. con il Rally Ronde del Sì, io Canavese e avevo già l'Agusta. fatto, sì, infatti io avevo già fatto l'anno precedente una gara, sempre ronde qui del Canavese, con la Suzuki ancora quella un po' più piccolina, con Paolo Carucci, che è stato il mio primo naviga, e niente, poi lui l'anno successivo aveva già degli altri impegni. Per cui Giorgio Marazzato della Gliese mi ha detto: ma se vuoi puoi correre con Elisa, e allora da lì è nata questa cosa e continuiamo così. Certo, e quest'anno abbiamo detto avete preso parte al Rally Regione Piemonte. Sì, Com'è corretto. andata?
È andata. Siamo arrivati alla fine. Diciamo che eravamo abituati un po' troppo bene, perché pronti via l'anno scorso Ronde del Carese vinto categoria. Ho detto ok, però Ronde andiamo a fare qualcosa un po' più di impegnativo. Valle d'Aosta, fatto il Suzuki, vinto di nuovo, anche se c'erano valdostani, quindi conoscevano le strade, comunque è andata bene di nuovo. E quest'anno in realtà volevo puntare al titolo di zona della Coppa, esatto, bravissima, sempre con la Suzuki. Poi giustamente mi hanno fatto notare che non c'era così molta affluenza, quindi avrei rischiato di vincerlo, però forse senza molta gloria. Per cui avete alzato un po' l'asticella. Sì. Abbiamo alzato l'asticella anche perché Andrea è una persona molto competitiva. Giustamente uno. Il vincere facile non piace. Non piace, fortunatamente. Quindi. Quindi siamo andati ad Alba e ci siamo trovati, a parte delle strade comunque a cui io non ero abituato, molto belle e tutto, ma molto sporche. E il CRZ partiva dopo l'italiano, quindi dopo 150-200 macchine, e proprio io arrivando dalla pista fatico a guidare un po' sullo sporco, finché sull'asciutto, no, sull'asciutto neanche tanto, ma sul pulito va, quando c'è un po' di ghiaia inizio a faticare, mi manca un po' di esperienza. E lì era proprio terra e pietre, non solo ghiaia. Siamo partiti comunque bene, dopo la prima prova eravamo terzi, su 9 macchine, con gente con esperienza, e ma abbiamo... la Fiat non è neanche una macchina così facile. Sì, diciamo che c'è molta competizione, una categoria che sta prendendo piede, questa Rally 5 della Fiat. La macchina è bella, io mi sono sempre trovato bene anche in pista, correvo con le Clio, qua è ancora un altro tipo, però la macchina mi piace. Certo che arrivare fino lì è relativamente facile, poi dopo inizia difficile. E come ti dicevo, abbiamo iniziato non male, terzi, anche con distacchi contenuti, poi però purtroppo pronti via la seconda prova ho subito toccato il guardaesci volando sulla ghiaia, lì abbiamo perso, la macchina si è spenta, abbiamo perso una quarantina di secondi, siamo precipitati ottavi, poi un po' per volta abbiamo recuperato, abbiamo finito quinti. L'importante è essere arrivati comunque. Abbiamo finito. Aver finito. Sì, considerato le macchine bocciate. Sì, infatti, considerando tirando la somma dei conti. Andate. L'abbiamo portata all'arrivo. Sì. Prossimi appuntamenti, quindi farete CRZ, quindi Castiglione, Rally dell'Ana. Sì. Faremo CRZ, però anche per budget, tempo, eccetera. Per prendere parte al campionato bisogna fare almeno 3 risultati, punteremo quindi a fare l'Ana a luglio e poi nuovamente il Val d'Aosta a settembre. Questi, diciamo, al momento sono le tappe, poi vediamo i punti fermi. Certo. E tu che è da poco comunque che corri con Andrea, che tipo di pilota è? Allora, innanzitutto, l'ho detto prima, competitività alle stelle, molto autocritico, quando io gli dico bravo Andre, io sono tutta entusiasta, lui si poteva fare un pochettino di più, è molto autocritico, questo sì, è un pilota molto puntiglioso, non gli piacciono le cose fatte così tanto per farle, vuole che sia tutto ben programmato, preciso, è una cosa che mi piace. Purtroppo però i rally non sono fatti solo di programmi, quindi spesso i programmi vengono stravolti, esatto, e secondo me su quello dobbiamo lavorare ancora un po' in squadra. Sì, perché poi fondamentale è anche il feeling all'interno della macchina. Sì, cosa lui ci tiene a fare bene, quindi si arrabbia. Se poi si arrabbia la cosa è forse positivo, è un arrabbiarsi, esatto, comunque mirando esattamente a una crescita, cioè l'obiettivo comunque è quello, crescere, portare a casa esperienza e
si spera nelle prossime due gare di portare a casa qualche risultato in più, ma anche non solo a livello di cronometro, proprio anche a livello di esperienza. Certo. Io su quello sono positiva. Farai degli altri rally tu? In programma per il momento ho il rally Due Laghi, si svolgerà il secondo weekend di novembre. Con un pilota alla prima esperienza, che è mio fratello, quindi doveroso portarlo all'esordio, e con una macchina più piccolina, con una Swift, che è per iniziare è quello che ci fa. E altre gare in programma per il momento non abbiamo, anche perché quest'anno comunque mi reputo soddisfatta di quello che ho già fatto e di quello che ho in programma di fare. Certo, sì. Tu Andrea anche? Queste due tappe. Sì, queste due tappe qui, quindi direi di sì, anche perché io, come ti ho detto, ho sempre fatto circa due gare all'anno, quindi già quest'anno ne faccio tre, per me è già cresciuto l'impegno. Sì, 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 sì. Cosa vi sentite di dire magari ai ragazzi, visto che ho iniziato tardi, chi invece volesse iniziare prima? Quali sono i consigli che sentite di dare? Allora, per ciò che concerne il pilota, io corso soprattutto anche in pista con ragazzi giovani. Quindi uno prima inizia meglio è. Il kart è estremamente formativo e andare per gradi. Io vedo adesso dei rally partire, come ha detto anche lei, con le macchinine piccole serve tantissimo, certo, perché se vai forte sulla macchina piccola andrai forte anche sulla macchina grande, molto probabilmente. E invece non è così, il contrario. Le macchine, diciamo, più prestazionali ovviamente non è che sono facili, però la macchinina piccola, ecco, se sbagli non ti perdona, quindi fai un errore e proprio perché non ce la fa come motore, altre caratteristiche a recuperare. Più vai su di potenza, più magari una mano te la dà. Certo. E quindi ai giovani consiglio quello di andare per gradi, e se possono fare tanto allenamento, anche proprio come anche il semplice kart, perché ti pulisce la guida, ecco, e quindi ti serve. E tu, Elisa? Sì, confermo. Assolutamente andare per gradi, anche perché... Cioè comunque non si scherza quando siamo in macchina, lo sentiamo tutti i giorni, è uno sport bellissimo, un sacco di adrenalina, però comunque è uno sport dove bisogna usare tanta testa, perché non è uno scherzo. Quindi... A proposito, a livello di testa, quanto conta a livello anche psicologico, mentale, la gestione anche del... Secondo me, come in qualsiasi sport, non solo in questo sport, ma come in qualsiasi sport, secondo me la testa è quella che fa in assoluto, è la parte preponderante. Se non sei concentrato, ma me ne accorgo io su me stessa, in primis, mi rendo conto che le gare, magari dove sono un periodo particolarmente stanca o la testa al prove, mi rendo conto di non essere... Non sono al 100% seduta su quel sedile e questo non va bene. Quindi usare la testa, e il kart può essere già una buona... Assolutamente sì. Al di là della traiettoria, che l'ho proprio notato, i piloti che arrivano dai kart hanno proprio una guida molto pulita, traiettorie pulite, corrette. Sì, per poi nel kart basta niente. Sì, sì. E ti aiuta comunque anche con la testa, la concentrazione, come dici tu, basta un niente per combinare pasticci, e quello secondo me può aiutare molto, sì. Anche tu confermi. Confermo, sicuramente così, perché soprattutto ai ragazzi nel concambio, perché come ha detto lei è uno sport ma è pericoloso comunque. Sì, poi anche nei rally c'è davvero essere tanto concentrati sulla macchina, sulla strada, su quello che purtroppo può anche si può trovare nella strada. Sì. Quindi, quello che dico io non è un gioco. È uno sport a tutti gli effetti, e come in qualsiasi sport, se vuoi praticarlo, devi praticarlo nel modo più corretto possibile, quindi utilizzando la testa e utilizzando tutto quello che ti viene consigliato / obbligato ad utilizzare. Certo, sì. Sì. Va bene, vi ringrazio di essere stati grazie nostri ospiti, in bocca al lupo per il futuro, per le prossime vostre, i vostri appuntamenti. Noi amici di Obiettivo News vi ringraziamo di continuare a seguirci, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, mi raccomando non perdete nulla su Obiettivo News,
su ONTV e su tutti i nostri canali social.